like a Hellcat. Buonasera ragazze, ciao, come state? Stasera faremo un vuoto alla spesa. Avevo finito molte cosine in frigorifero, sono andata a comprare un po' di spesa, non lo spesone, un po' di spesa. Adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato. Incominciamo. Allora, ho ripreso le fettine pizzaiola, queste qua, che sono un pochino, no, che ho pagato 5,77 euro. A me piacciono tanto, le faccio sempre e mi ci piacciono. Poi i peperoni ce l'ho, la melanzana ce l'ho, che farò la parmigiana se ci riesco. Mi sono presa 3 zucchine, che ho pagato 78 centesimi. Con queste mi ci faccio, non lo so, lo vediamo, troverò. Poi ho preso solo una birra Henker, questa qui, questa per il sabato cinema praticamente. Poi ho preso un casco di mele, queste qua sono della Manzoni, devono essere i golden, queste qua mi pare, non c'è scritto, sì, le mele golden. Poi, da che si sono rotte non lo so, mi sono presa una confezione di uova fresche di allevamento a terra, me ne sono prese 10 perché me ne sono rimaste solo 2, così ho detto ma me le compro sempre che queste servono per fare la carbonara, qualunque cosa ragazze. Allora, una busta va via, adesso ne prendiamo un'altra e vediamo un po'. Allora, mi sono presa un pacco di rigatoni, quelli rigati, perché quelli lisci non mi piacciono, della Barilla, e devo dire che sono veramente ottimi. Poi ho preso un altro pacco sempre di pasta, però di penne rigate, queste qua. Cosa ho preso? Mi sono presa una confezione di provola, di fette di provola dolce, che le ho pagate, c'è il prezzo? No, non c'è il prezzo, ma vabbè, questa qui io la metto nei panini e la trovo veramente, ma veramente buona, mi piace tanto. Adesso le uova le appoggio da qualche parte perché se si rompono rimango senza uova. Ok, poi ho preso una confezione di costine che ho pagato 3,85 euro, queste qua, io con queste ci faccio il sugo, ci faccio. Poi mi sono presa solamente 2 confezioni di yogurt Miller Mix più anelli al cioccolato e yogurt bianco, questi qua, i miei soldi, ci faccio la merenda con questi. Me ne sono prese 2. Poi ho preso una confezione di pancetta affumicata, questa per fare le torte salate, la carbonara, oppure ci faccio il contorno con i piselli, che buono. Poi mi sono preso il mio amato San Pellegrino. Sì, ok. Il ginger senza zucchero, voilà, mio compagno l'ha preso senza zucchero per la dieta, buona dieta, ok, per la dieta, ma questo piccolino, vabbè, era finito quello là che prendevo io, e allora ho preso questo qui. Poi mi sono presa
una confezione di macinato finissimo, anzi scioltissimo. Ho pagato 3,64 euro. Questo qua ci voglio fare, perché ho voglia di cannelloni, non so quando, però lo farò. E un'altra busta va via un attimo, ragazze, ne prendo due buste, così mi avanzo. Ok, poi ho preso sempre un'altra confezione di pasta Barilla, ne ho prese due di penne e due di rigatoni, un altro sempre di ginger senza zuccheri, zero praticamente. Poi ho preso una confezione del mio solito latte alta digeribilità senza lattosio di Mill, io ci vado matta, posso bere solamente lui, che il latte intero, né quello scremato, lo posso bere, perché se no mi fa male alla pancia. Poi ho preso una confezione di coppa senza osso a fette, queste bistecche qui, per la sera, per la cena praticamente, sono buone. Poi, cosa ho preso? Allora, ho preso, prima volta, non l'ho mai assaggiato, volevo provarlo, una chesa di tacchino arrosto, che ho pagato 1,59 euro, i miei soliti affettati, io prendo questi. Poi ho preso, mi sa, ho 4-5 scatole di prosciutto cotto, perché ci devo fare i cannelloni. Mi sono presa una confezione sempre di spaghetti numero 5, questi qua sempre della Barilla, quando faccio la pasta con le vongole, quella che ho mangiato a proposito oggi. E niente, poi mi sono presa anche un sacchetto di patate, queste qua della Naturella, che è ideale per tutti gli usi. Io con queste ci faccio le patate arrosto, oppure le patate insalata di patate e le patatine fritte, quelle che ho fatto e che vi ho fatto vedere nel video che ho messo oggi. Adesso le appoggiamo qui e un'altra busta va via. Poi mi rompo qualcosa, mi sono presa dei panini all'olio che ho pagato 1,73 euro, questi qua. Questi ragazzi sono morbidissimi, io la sera mi faccio il panino e la mia cena è a posto, sto a posto con la cena. Poi che ho preso? Allora, ho cambiato schiuma, ho cambiato per provare e ho comprato la schiuma della Pantene Ricci Perfetti. Questa è la prima volta, ragazze, che io la compro. Ah, io con un po' di piacere, una bella botta. E se qualcuno l'ha usata, mi sa dire se è buona. Questa è la prima volta che io la uso, speriamo che non mi rovini i capelli, ma vediamo. Poi l'ho dovuto mettere in un sacchetto a parte perché stava a perdere un po' di sangue, mi dava fastidio. Mi sono presa una confezione di fusi di pollo, che ce ne sono 6, che ho pagato 4,48 euro. Io questo lo faccio sia in padella che me lo faccio a sugo ed è buonissimo. Adesso lo metto qui perché lo vado a congelare, così quando mi serve ce l'ho. Mettiamo tutte le buste qui. Poi mi sono presa un pacchetto di assorbenti della Nuvenia, che io trovo veramente eccezionali, questi. Poi ho preso il mio amato ritocco, finché non chiamo la parrucchiera, lui mi fa sparire i capelli bianchi e ve lo consiglio, ragazze, funziona veramente per i capelli bianchi. Io lo compro sempre, lo compro e lo ricompro finché non chiamo la parrucchiera, poi dopo che chiamo la parrucchiera lui sta un po' finché non riesce di nuovo la ricrescita. Mettiamo qui. Poi ho preso un dispenser per nastro adesivo, questo qui che si è finito. E poi che nuovo vado a mettere?
qui dentro. E poi ho preso questa sera un gancio di pizza bianca, io me la faccio appennino, ci metto un po' di svizzera, un po' di prosciutto e la cena è assicurata. Allora, e poi che c'è altro? Ah, mi sono presa due confezioni di Wuster, che questi mi servono per farmi, avendo due peperoni che devo assolutamente consumare, e andrò a fare la peperonata e questi mi servono. La metto qua e un'altra busta va via, ragazzi, un attimo. Ok, poi ho preso sempre un'altra confezione di rigatoni, ho fatto due di rigatoni, due di penne, così per adesso con la pasta sto a posto. Poi, dato che a me piacciono tanto e no, è da tanto che non li compravo, questi li comprava sempre mia mamma, li ho visti e li ho comprati, dato che io sono una golosona e mi piace tanto tanto il dolce, mi sono comprata il Nippon, la cioccolata di riso soffiato. Questa non credo che va male, vero? Questa qui, ragazze. Poi ho preso un secchiello di mozzarelle di bufala, queste qua, queste io la sera con una mozzarella, un panino, passo benissimamente, faccio bene la cena senza cucinare praticamente. Poi mi sono presa una confezione di petti di pollo che mi serviranno per fare la peperonata, questa qua, questa. E sono le sottilissime, quelle che io ho usato nell'altra ricetta che vi ho fatto vedere, che li facevo con la besciamella, prosciutto svizzero, e che sono buoni, ragazze, fateli che ve li consiglio. Poi ho preso un pacco di cannelloni, sì, questi qua, che me li voglio fare ripieni, li vediamo. Non lo vedo, quando non lo so, però li ho comprati adesso. Poi ho preso un'altra trancia di pizza per Claudio, il mio compagno, questo qua, che andremo a mangiare stasera. E poi ho preso questo pane qui, che è il filone di grano duro, pagato 1,57 euro. Questo qua che andremo a tagliare e congeleremo in frigo. Ok, andiamo con un'altra busta. Qui tutta roba mi sa d'affettato. Allora, ho preso prosciutto cotto, prosciutto cotto, sfizietti per conci. Ho preso dei salatini Happy Hour e ho pagati 2,09 euro. Questi qua stasera mi li mangiucchio. Poi sempre di affettati, prosciutto cotto, prosciutto cotto, salame ungherese, che con questo ci faccio la pasta alla campagnola, oppure me la metto nel panino quando non so che mangiare la sera. E poi ok, non mi sto intartagliando, un altro affettato, coppa di Parma, questa qui, e questa qui. E poi ho preso una confezione di tre mozzarelle in bustine che mi servono per fare i cannelloni, questi qua, queste qua, oppure la caprese. Ok, un'altra busta e abbiamo quasi finito. Poi ho preso due bottiglie di acqua, queste qua della San Benedetto, che sono 2 litri, queste qua, acqua naturale,
poi ho preso due pacchi, che quelli non devi mancare mai. Oh, che c'è? Ah, altre cose. La carta igienica, questa qua, che è 10 rotoli, eh sì, è 10 rotoli per 2. Ed è molto conveniente, ragazze. E poi, ah, ho preso un altro pacchetto di giuste, sempre per fare la peperonata, ma credo ne metterò su uno, questo me lo mangerò così. E poi mi sono presa i capperi, dato che io ce l'ho sotto sale, e sinceramente non mi andava adesso di pulirli, perché poi se vado di fretta non ce li ho. E me ne sono presi, per averci in casa, questi qua della Pam, capperi in aceto di vino bianco, questi qua. Bene ragazzi, che dirvi, la mia spesa finisce qui, e se vi è piaciuto il video, vi piaccio io, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per i prossimi video e non dimenticate di mettermi tanti like. Io vi saluto al prossimo video che ci sarà, vi mando uno smack e che dire ragazze, buona serata a tutte, ciao!